Sono partiti ieri presso gli anni 20 di Bagheria i casting per Miss Baria 2015, concorso di bellezza che eleggerà la ragazza più bella della città delle ville. L'evento, organizzato da Giopuleo e Tamara Carone e patrocinato dal comune di Bagheria, ha fatto conto dei mi piace alle foto su Facebook e ai voti della giuria per decretare tutti coloro che avrebbero passato questi casting. La giuria ha decretato come più votate di questi primi casting a pari merito Dalila Cipolle e Antonella Grasso. Ospiti della mattinata di casting, i Versi Sonori e Giorgio Gulì, reduci entrambi da importanti vittorie in ambito nazionale. I casting continueranno nei prossimi mesi e, come sempre, saranno presenti anche le nostre telecamere. Tamara Carone, organizzatrice dell'evento con Giopuleo Miss Baria 2015. Oggi l'inizio, i primi casting, come ti senti? Sono molto emozionata e molto contenta perché, come dicevamo prima, questo evento ha soprattutto uno scopo promozionale per Bagheria, per le bellezze di Bagheria, che non sono solo queste splendide ragazze, ma anche le bellezze architettoniche e naturali. Quindi la nostra idea è promuovere le ragazze bagheresi nel contesto bagherese. E lo scopo ha un evento benefico, perché quello che ricaveremo poi verrà devoluto o per mettere a nuovo un'area verde della città o per acquistare delle giostre per i bambini. Quindi è un evento dei bagheresi per i bagheresi. Allora, qual è l'invito che vuoi dare a tutte le aspiranti partecipanti a questo Miss Baria 2015? Per avere successo credo che sia fondamentale essere naturali, essere se stessi e non scendere mai a patti. Chiaramente questo è un evento piccolo ma che può portare a qualcosa di più grande. È importante per queste ragazze che sono molto giovani e nuove dell'ambiente sicuramente mantenere quella che è la loro coerenza e la loro fiducia in se stesse. Un'ultima chicca, com'è lavorare con Giopuleo? Con Giopuleo ormai abbiamo creato una squadra fortissima, visto che abbiamo presentato insieme la festa patronale di quest'anno, come sapete, gratuitamente. Ci siamo prestati per la città e ci siamo trovati molto bene. Quindi questo è il primo evento che facciamo totalmente da soli, speriamo il primo di tanti. Anche Bruno Parrucchieri qui a Miss Baria 2015, quant'è importante il trucco e il parrucco? Beh, il trucco e parrucco in una manifestazione del genere è la fase primaria per far vedere proprio il volto più bello alla cittadina. Invece tu come vedi questo inizio, come hai visto le ragazze, come erano acconciate per ora? Beh, direi che c'è molto lavoro da fare, però comunque si hanno dei bei visi e sarà un evento che farà esprimere anche la nostra arte e far diventarle ancora più belle. E alla faccia di chi la credeva una tipa strana, hanno provato a separarla da Loredana, ma non c'è competizione, la famiglia ha un valore troppo alto per... Cantare di prima mattina è un sentirsi la gola un po' chiusa, diciamo bloccata, però è bella, è sempre divertente divertirsi con gente che crede in quello che fa. Ma parlando dell'evento, come ti sono sembrate le ragazze presenti oggi? Beh, tutte molto belle. Se fossi Battisti direi 20 ragazze per me invece che 10, in modo tale da dividere nei vari giorni. No, sto scherzando ovviamente. Sono tutte secondo me molto, molto belle, hanno tutte le loro potenzialità. Spero che veramente vinca la più bella, la migliore nel sapersi, nel saper esplicare le proprie passioni, perché neanche, bisogna anche saper parlare, sapersi esprimere, non soltanto essere belli fuori, ma anche avere un cervello e essere belli dentro. Anche i Versi Sonori qui agli anni 20, Miss Baria 2015, ma da dove tornate?
Siamo appena tornati da Fiuggi, dalla finalissima del Cantagiro, dove siamo stati premiati nella nostra categoria. Abbiamo raggiunto il primo posto nella categoria rap, quindi al momento siamo euforici, contenti. Voglio chiedere invece un'altra cosa a te, che sei una ragazza: come ti sono sembrati questi primi casting, le ragazze? Sono tutte bellissime, comunque è difficile giudicare, però è stata dura, però dai, ce l'abbiamo fatta forse. Sempre qui con Gio Pulè, organizzatore dell'evento, com'è stato organizzare e arrivare a questi casting? È una faticaccia, anche perché qui il caldo ancora persevera. Grazie anche all'aiuto di Tamara, che mi collabora in tutto, e io cerco di dare una mano a lei nei limiti del possibile. Siamo riusciti a ottenere questa bellissima avventura, la prima avventura che ha visto queste ragazze in passerella. Cercheremo comunque di decidere tra tutte le altre che arriveranno e verranno a partecipare a questo grande evento, soprattutto un evento televisivo che su Canale 8, va bene, andrà per tanti mesi. Grazie.